siamo qui in Conservatorio a Trieste, ci rivediamo dopo un po' di mesi. Ci racconta un po' cosa è successo. Noi sappiamo che con il Conservatorio di Trieste avete fatto una presentazione di una nuova opera di Ivan Fedele al Mittelfest. Ci racconta un po' questa storia. Sì, la storia nasce questo progetto 2 anni fa, esattamente quando sono arrivato qui in Conservatorio. Il direttore Roberto Turrin mi ha chiesto di partecipare, ma in realtà di creare un vero e proprio progetto. E, è stato individuato Ivan Fedele come compositore per questo progetto che ruota intorno alla figura di Galileo, infatti si intitola proprio Galileo's Journey, il viaggio di Galileo, un viaggio interstellare. Per il quale Fedele ha estratto dei testi di Galileo stesso, gli ha creato una specie di montaggio affidandolo a 3 voci femminili soliste, 3 vocalist diciamo così, che si sdoppiano e si fondono nella partitura, questo, appaiono e scompaiono. Ecco, quindi è nata quest'opera, un'opera multimediale perché ha un apporto visivo e poi ha anche una regia elettroacustica importante, un ensemble che è stato diciamo una fusione di ensemble perché il progetto è un progetto europeo appunto con l'Accademia di Belgrado e con il Conservatorio di Trieste e che poi ha circolato un po' in Europa insomma a Budapest, Vienna ed è tornato qui a Trieste fino a poco tempo fa. E devo dire che poi c'è stata appunto l'interruzione del Covid, del periodo della pandemia, che ha rimandato questo progetto e l'ha reso più difficile ovviamente per tutti, per i musicisti, per il pubblico, fino a che siamo riusciti finalmente a realizzarlo partendo proprio dalla Mittelfest di Civitale del Friuli. E poi è stato appunto portato anche al Festival di Portogruaro e poi insomma ha preso il via. Quindi credo che sia un progetto abbastanza unico se guardiamo al panorama musicale italiano dei conservatori, cioè il fatto che un conservatorio riesca a creare un progetto europeo, a commissionare un'opera a uno dei compositori più importanti del panorama non solo italiano ma internazionale. Beh, insomma, non è una cosa così scontata e infatti questo ha creato un grande interesse, ma anche, devo dire, un grande entusiasmo e come direttore musicale del progetto ho subito affidato all'aspetto didattico la prosecuzione del progetto. E quindi c'è stato appunto un ormai ex allievo del corso di direzione d'orchestra che ha poi condotto le altre, Pedar Matosevic, ha condotto le altre repliche e questo sono molto contento del fatto che si è trovata una connessione virtuosa tra la composizione contemporanea, le sue implicazioni artistiche e la componente didattica. Io credo che questo sia il massimo, insomma, ecco, che si possa e che ha fatto, come dire, ha coinvolto degli studenti e c'erano anche gli studenti del Conservatorio di Venezia in un progetto per la prima volta, forse potremmo dire, veramente nuovo, veramente ampio, articolato, veramente multimediale. Ecco, un'esperienza appunto anche didattica. I ragazzi che hanno partecipato a questa esperienza, come si sono trovati? Cioè, qual è stata la loro risposta? È stato difficile convincerli a fare musica contemporanea? Oppure sono arrivati già entusiasti? Direi questa seconda risposta, nel senso che è stato impegnativo perché noi abbiamo fatto un numero di prove, diciamo, elevato, non tanto per la difficoltà del pezzo, che comunque richiede un numero di prove particolari, quanto proprio per entrare dentro a questo linguaggio e
perché la mia convinzione è che la ricerca musicale contemporanea, diciamo dal secolo scorso, dalla metà del secolo scorso a oggi, abbia delle forti implicazioni didattiche, di educazione musicale. Ecco, generalmente si pensa alla musica contemporanea come qualcosa di complesso e inaccessibile, sia per il pubblico che per i musicisti. E questo in parte è vero, ma non è dovuto alla musica contemporanea, semmai è dovuto al modo in cui questa viene diffusa. E di questo gli operatori del settore hanno il compito, come è stato in questo caso, invece di mostrarne le implicazioni formative e didattiche. Perché io ripeto che mentre per affrontare un lavoro come questo occorrono delle competenze specifiche, ma anche di coinvolgimento e di comprensione del linguaggio musicale. Nel momento in cui si ripassa al repertorio, è chiaro che un giovane si trova arricchito, perché diciamo non la difficoltà, ma la complessità di questo linguaggio porta a una crescita quasi accelerata delle facoltà di un musicista. E anche se tendo sempre di più a considerare la musica contemporanea e il repertorio musicale come due cose ben distinte, ed in fondo è giusto che siano così, perché c'è non un'evoluzione del linguaggio, ma una traiettoria, diciamo così, nella musica contemporanea che richiede un lavoro sul suono, sull'insieme, sulla precisione degli attacchi, che sono elementi astratti che poi vengono traslati nel linguaggio musicale corrente, nel linguaggio di repertorio. Quindi io credo che questi ragazzi, per tornare alla domanda principale, non solo hanno dimostrato un grande coinvolgimento, ma credo che siano cresciuti in maniera vertiginosa in questi mesi, proprio grazie a questa esperienza che ha mostrato vari aspetti del suonare insieme e credo che questo non sarebbe stato possibile con un repertorio tradizionale, ecco. Chi fa il repertorio tradizionale non è detto che sia attratto dalla musica contemporanea e non è detto che riesca a farla, però chi fa musica contemporanea, come dire, può tornare nell'ambito del repertorio classico, tradizionale, con questa esperienza di arricchimento che dà delle maggiori facoltà, dal mio punto di vista. Ecco, lei è docente in conservatorio a Trieste da alcuni anni, ci dice un po' come sta andando la Sì. classe, si sta impolpando? Sì, io sono arrivato e ho trovato una situazione non semplice, perché chiaramente il corso di direzione d'orchestra è un corso che innanzitutto richiede un'orchestra e qui non manca, per fortuna, perché abbiamo una collaborazione col Teatro Verdi di Trieste, appunto, che è una collaborazione preziosa e è una collaborazione anche continua. E questa è la condizione base, perché appunto il corso si chiama direzione d'orchestra perché il direttore deve studiare l'orchestra, oltre che il discorso tecnico, diciamo così, della direzione. Sono due cose abbastanza diverse. Io ripeto ai miei allievi che il loro maestro più che io stesso è l'orchestra, ed è l'orchestra che un direttore deve imparare, ma questo insegnamento non è lineare. È un insegnamento che si basa sui laboratori orchestrali, sull'esperienza diretta, sull'essere immersi direttamente a contatto con dei musicisti professionisti, perché non dimentichiamo che mentre un direttore ha occasione di incontrare l'orchestra più o meno occasionalmente, l'orchestra lavora invece quasi quotidianamente, soprattutto un'orchestra professionale di un teatro, di un ente lirico o di un'orchestra sinfonica. E quindi chi suona in orchestra ha un'esperienza quotidiana del suonare. È un'esperienza che è fatta di ascolto, che è fatta di sguardi, che è fatta anche poi di tecnica direttoriale. Ecco, quindi diciamo che nell'ambito dell'attuale corso di direzione, almeno come si svolge qui, c'è una parte di studio della partitura, c'è una parte tecnica, poi c'è la parte laboratoriale che invece è quella, come dire, fondamentale. E questa si basa almeno in quello che io tento di fare, su una espansione massima del repertorio, quindi
C'è una parte di repertorio lirico, c'è una parte di repertorio sinfonico classico, sette-ottocentesco, c'è una parte importante di repertorio novecentesco. Per dare un'idea, abbiamo potuto affrontare gli Stuoi Soldati Stravinsky o il Piero Leonardi Schoenberg, la Camera Symphony Opera 9, pezzi, brani molto complessi, la prima sinfonia di Mahler in un assetto più cameristico. Ecco, io credo che nel momento in cui un allievo dimostra delle qualità, diciamo così, un talento direttoriale, il conservatorio deve offrire questa possibilità e credo che qua venga offerta in una maniera importante, ecco, per chi voglia seguire, anche molto selettiva, direi. Quindi sì, è vero che la classe in effetti si è in questi appena 2 anni, se togliamo il periodo del Covid, si è notevolmente allargata. Io ho allievi che vengono anche dalla Slovenia, che vengono dalla Serbia, che diciamo allievi, si può dire che è una classe abbastanza internazionale e devo dire che sono molto felice del lavoro che si sta svolgendo perché ho una classe di allievi che sono in continuo cambiamento, ovviamente. Ma che stanno dimostrando insomma, un notevole coinvolgimento e interesse per questo lavoro sistematico. Ecco, non basta la figura di un direttore che possa tenere dei corsi di direzione, ci vuole un lavoro che va costruito negli anni, va costruita una linea, va condivisa con la gestione del conservatorio. Ecco.